Due pari, hai visto materializzarsi alcuni incubi della finale scudetto dell'anno scorso? No, da un tie break è finita e da un tie break doveva ricominciare, forse anche questo era un passo del destino. No, sicuramente essere arrivati al tie break mi ha seccato, perché soprattutto per quello che abbiamo fatto vedere nei primi due set dovevamo continuare a giocare sul nostro livello. Poi abbiamo lasciato molto l'attenzione, le situazioni mentali su alcune cose, e loro, come sempre, la loro vera forza è questa: non mollano una palla, bravissime a crederci e a leggere alcune situazioni. Noi invece un po' più lesse, quindi, però alla fine ci siamo svegliate, siamo riusciti a mettere in campo quello che sappiamo fare. Questa è la squadra più forte che hai mai allenato? Sì, probabilmente sì. Cosa pensi possa succedere domani? Qualunque cosa. Domani possiamo vincere 3-2, perdere 3-0, vincere 3-0, credo che domani possa succedere qualunque cosa. E domani credo che l'aspetto mentale davvero lo faccia da padrona. 5-7 possono avere un'influenza per una gara ravvicinata? Ma se magari si faceva un tie break trascinandoci e finiva 15-13, ti potevo dire che eravamo arrivati stanchi, ma nel tie break continuavamo ad avere la rete sotto l'ombelico e a tirare. Credo che sia la mente che davvero comanda tutto in queste situazioni qua. Stratosferica la Montana. È un giocatore che è sconosciuto, avevo provato a prendere in Italia l'anno scorso, non c'era stato modo. È cresciuta tanto durante l'anno in consapevolezza. È anche vero che quando riusciamo a metterla in moto con così tanti palloni magari perdiamo qualcosa come qualità di gioco, però guadagniamo questo giocatore qui. Oggi probabilmente c'era più bisogno di guadagnare questo giocatore qui a un certo punto, visto come si stavano mettendo le cose, quindi è stata fatta questa scelta. Attacca tanto generalmente, ma un po' meno.